Buongiorno a tutti, ben ritrovati e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12.30 in questo istante di oggi, mercoledì 13 marzo. Buongiorno a tutti, benvenuti. Grande giornata di sole oggi su Milano. Siamo nell'anno del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci. Milano celebra Leonardo, come vedete dal titolo in sovraimpressione, e quindi per capire meglio come giostrarci in questo anno di festeggiamenti, ricorrenze, mostre, eventi e tutto quant'altro, lo facciamo insieme a un graditissimo ritorno, Grazia Guarnieri. Buongiorno Grazia, Buongiorno. la piccola guida di Milano qui con noi. Grazie mille di essere tornata, appunto guida turistica, conoscitrice della città di Milano, praticamente sa tutto, cioè qualsiasi cosa chiedi di Milano sa, cioè, per me sa anche i nomi dei tombini ormai. Io sono questa idea che sa anche i nomi di tutti i vari tombini che ci sono a Milano, secondo me. Tu sai ormai qualsiasi cosa di Milano. Ma può essere, ho dato Dai, io certi nomi a certi ha tombini dato, ecco, cioè, dove insomma. ho lasciato certi lividi, ma adesso parliamo Perché insomma d'altro. di chilometri ne fai nella nostra città per andare a scoprire le grandi opere della nostra città, oppure quelle più piccole, perché insomma sembra che spesso vai a trovare anche delle cose molto interessanti, anche fuori dai giri classici e canonici. Ma oggi ti chiediamo di parlare di un bestseller, cioè Sì, di Leonardo. Leonardo. Leonardo, che viene scomodato ormai per qualunque cosa nel suo Sì. grande genio. Leonardo che per ben 2 volte ha vissuto a Milano, giusto? Sì, certo. Dove aveva preso appartamenti? Allora, lui arriva a Milano 2 volte. Primo soggiorno con Ludovico il Moro, arriva qui quando ha 30 anni. E va via nel 1499. Il secondo soggiorno invece arriva perché è chiamato dai governatori francesi della città. Nel primo soggiorno doveva abitare dalle parti di quella che adesso chiamiamo la vigna di Leonardo, quindi adesso si chiama Corso Magenta, ma non ci dimentichiamo che quella era la via che portava alla Porta Vercellina. La strada che portava appunto all'uscita, la strada per Vercelli. Nel secondo Diciamo, soggiorno, quindi alle spalle del Castello Sforzesco, diciamo un po'. sì, quindi non Non lontano dalla lontano sua grande dal opera, il datore di lavoro, Cenacolo, poi. Vabbè, ecco. non lontano poi dal Cenacolo, infatti. Infatti, nel secondo soggiorno, a quanto pare abitava nei pressi invece di San Babila, ecco. Cenacolo che viene fatto durante la sua prima permanenza a Milano, Sì, viene fatto, ecco, assolutamente ma sì. perché un personaggio, adesso poi direi tu come definirlo, Leonardo, se scienziato, architetto, artista, cosa, appunto, veniva a Milano a fare queste, a lavorare, a proporsi, come funzionava? Allora, lui manda un curriculum, lui invia una lettera di presentazione a Ludovico il Moro, in cui decanta le proprie abilità come principalmente ingegnere militare e in parte anche civile, perché racconta di essere in grado di canalizzare le acque. Insomma, si propone come risolutore dei più grandi problemi di Ludovico il Moro. Ludovico il Moro, non ci dimentichiamo che era un usurpatore. Aveva usurpato il Ducato di Milano ai suoi parenti e quindi doveva avere un esercito forte per difendersi da varie minacce. E Milano ha sempre avuto questo problema benedizione dell'acqua. Quindi Leonardo si propone appunto come il risolutore di problemi, l'ingegnere militare e civile. Qualcosa propone, no? Qualcosa si inventa per appunto aiutare, Qualcosa diciamo. lo descrive nella stessa lettera di presentazione, poi abbiamo a Milano il Codice Atlantico dove sono contenuti fiore fiore di disegni, di progetti delle sue Allora partiamo proprio da macchine. qui, partiamo. Allora, Codice Atlantico, possiamo vedere questo Codice Atlantico in questo anno dei 500 Sì. anni? Dove e Allora, alla Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana già espongono i fogli del Codice Atlantico. Quest'anno dedicano al Codice Atlantico degli approfondimenti attraverso delle mostre. Le prime due sono intitolate Segreti del Codice Atlantico. Sono appunto la prima termina questa settimana, sì, il 17. Sono fogli in cui Leonardo ha lavorato su Milano, quindi la piantina di Milano, lo schema del Tiburio del Duomo e Ah, quindi fino a altro. domenica possiamo vedere. Tu hai fatto forse. Hai pubblicato una foto, credo, sui social di questo bellissimo dettaglio di questa cartina fatta da Sì, Leonardo. certo. Che, diciamo, in stile leonardesco, non si è limitato a fare la pianta No. dall'alto come farebbe chiunque.
ricordiamo sempre poi comunque in quegli anni, ma si inventa anche una visuale che insomma, da dire, anzi Google ci ha messo una vita a inventare il modo di farla, cioè lui Certo. l'aveva già fatta lì, Sì. che è la visione a volo d'uccello, Il diciamo volo a d'uccello, 45-30 certo. gradi. Sì, riconoscibilissimo ancora adesso il Duomo. Riconoscibilissimo ancora. Adesso E in l'uomo parte il che era in castello. costruzione mentre lui era Sì, qua, no? certo, sì. Però già abbastanza evoluto, insomma. Sì. Cos'altro possiamo però vedere appunto in questo periodo dedicato a Leonardo, che tu dici, insomma, non perdetevi questo tipo di appuntamenti. Ah sì, appunto, continuando, continuo con, Vai. termino con la Pinacoteca e Biblioteca Ambrosiana. Appunto, le prime due mostre sono, scandagliano appunto vari momenti del Codice Atlantico. La terza, che sarà a giugno, sì, da giugno a settembre, si concentrerà sui fogli d'epoca francese. Mentre la quarta sarà da settembre e continuerà fino all'anno prossimo, chiuderà il 12 di gennaio 2020, sarà dedicata all'eredità leonardesca, quindi lui, i suoi allievi, i suoi imitatori, eccetera. E questo siamo solo Pinacoteca e Biblioteca Solo Pinacoteca Ambrosiana, Ambrosiana, che però sì. per l'occasione ha appunto dato il nome anche alla fermata della metro di Cadorna, insomma, è stato voluto espressamente dare un riferimento per poter arrivare più facilmente alla Pinacoteca anche ai cittadini che verranno appunto in città, Sì, per, certo, ai turisti, a tutti quelli che verranno in città proprio per Cordusio, Biblioteca Cordusio, Ambrosiana, lo discorso con Cadorna, Cordusio, Biblioteca assolutamente Ambrosiana. sì, Infatti, quindi insomma, anche questo è un bel segnale di come Milano vuole ricordare Leonardo. Diciamo prima, lo certo, vuole ricordare anche in una certa maniera, diciamo, un po' più pragmatica, no? Mi dicevi, non solo decantandone ovviamente l'arte, quello che è, ma proprio quello che era il contesto in cui Leonardo era inserito, giusto? sì, In che modo? In che modo? Ci sono varie, Sì? ovviamente, varie iniziative. Per esempio, al Castello Sforzesco riapre la sala delle asse a maggio e insieme ci sarà appunto questa mostra interattiva in cui si racconterà Leonardo, il suo contesto, che cosa succedeva in quegli anni a Milano, chi c'era intorno a lui. Questo è al Castello Sforzesco, mentre per esempio al Museo della Scienza e Tecnica, che è intitolato appunto a Allora, Leonardo, è già in corso e durerà fino a ottobre la mostra Leonardo Paredi, in cui ci sono ricostruzioni di macchine leonardesche e affreschi e resti di dipinti coevi, in modo da farti capire che cosa vedeva Leonardo intorno a lui mentre progettava quei marchingegni. parlavi anche di musica prima, mi dicevi, Sì? avremo finalmente la possibilità, cioè nel senso, però è carino in quest'anno riuscire a farlo, di vivere la musica che Leonardo sentiva Sì. quotidianamente intorno a sé quando stava al lavoro, diciamo, no, un po' Certo. la radio DJ degli anni di Leonardo, no? Ecco, che cosa trasmettevano all'epoca? Allora, questo però non è una mostra, questo è un evento È di un una sera evento? sola, attenzione. Ah, Sarà interessante. il 17 di giugno alle 8:30 a Santa Maria delle Grazie e si ascolterà appunto la musica del tempo di Leonardo, perché alla corte di Ludovico il Moro c'erano delle vere superstar della musica di allora. Uno dei più importanti è quel Gaffurio, a cui forse Leonardo ha dedicato un ritratto. A Milano c'è un ritratto di Leonardo, tra l'altro pare che sia l'unico ritratto maschile sopravvissuto di Leonardo. È un ritratto di musico, proprio questa persona che regge questo cartiglio con delle note, e forse è proprio Francesco Gaffurio. Di cui potevo sentire appunto le composizioni. Sì, sì, Il dicevi 17 sì, sì. È il 17 giugno. giugno, 8:30 a Santa Maria delle Grazie. Sbrigatevi a prendere i biglietti, mi sa che sono già andati tutti, quindi insomma datevi una mossa perché dobbiamo. Però insomma, dicevi appunto una corte dove era pieno di superstar, cioè come pensare adesso di avere, che so, Lady Gaga, e chissà quali altri, i migliori architetti, e tutti nello stesso identico luogo a Sì, lavorare insieme. Insomma, certo. cioè Milano veramente era qualcosa di esplosivo in quel momento. Sì, assolutamente sì, non ci dimentichiamo Bramante. Anche lui in giro a fare opere in quel periodo. Beh, insomma, chissà cosa mai riuscirà. Milano riuscirà di nuovo ad avere un'epoca simile. Perché mi sta venendo in mente, ne ha avute varie di epoche così, no? Dove tutti poi finivano sempre a convergere a A Milano. Milano più o meno, prima o poi ci arrivano tutti. Per qualche Quindi c'è motivo ciclica, questo succederà sì. ancora e Sì, succederà per sempre. sì, 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 sì.
Andiamo avanti allora, però, grazie. Cos'altro ci consigli di andare a vedere? Appunto, diciamo, mostre, concerti, eventi, insomma, decidi tu da dove partire, Allora, perché sono tantissimi, credo che siano impossibili da sì, contare. infatti per quello che ho preso appunti e sto Non l'ho leggendo, mai fatto, fai ragazzi, bene. rimaniamo al Museo della Scienza Tecnica, allora, perché oltre alle macchine di Leonardo Paredi, ci sono anche le macchine di Jansen, spero di pronunciarlo correttamente, l'ho sentito pronunciato in vari modi. Lui è uno scultore che la mostra si chiama Dream Beasts, Animali da sogno, e fino al 19 di maggio queste bestie da sogno saranno al Museo Scienze Tecnica. Sono delle creature zoomorfe che si muovono con l'energia del vento e sono dichiaratamente ispirate alle macchine leonardesche. Ah, interessante. Quindi insomma anche questa è un'eredità in un certo senso di quello Esatto, che di sì. influenza che ha potuto lasciare Leonardo. Sì. Per andare avanti, dico invece, cerchiamo, so che ti piace sempre fare quello che tu chiami debunking, no? Cioè cercare di smontare un po' i falsi miti o le false credenze sui vari. Mi ricordo che ad esempio ne facevi uno su, hai fatto su Sant'Ambrogio, nel momento che tutti pensavano che parlasse tedesco, invece dicevi no, perché è vero che veniva dalla Germania. Trier era È vero romana che la Germania, ma quell'epoca. essendo nell'epoca città romana, parlava Sì. latino come tutti quanti qui. Su Leonardo, quali sono invece i miti che possiamo sfatare? Non so, dalla Gioconda. La Gioconda, ah, che se l'è portata lui lì, non è rubata la Gioconda, no, No. andate tranquilli, non è rubata. La Gioconda non è rubata, Leonardo è oggetto di numerose bufale. Per esempio, avete a casa il codice da Vinci? Fate il falò, mettetelo nel camino, perché Ecco, davvero, quanti danni ha fatto il davvero. Codice da Vinci sull'immaginario di Leonardo nel mondo? Parecchio, perché ancora adesso ci sono migliaia di persone che vanno al Cenacolo a cercare queste mani che non ci sono. Lasciamo perdere, veramente. Penso che sia il libro più odiato dalle guide turistiche. E mi dicevi poi anche invece, prima secondo me mi raccontavi, e lì invece non lo sapevo, della famosa bicicletta di Leonardo. Non è una bicicletta e non è di Leonardo. No, Cioè allora. me l'hai smontata tutta. Vabbè. Allora, la faccenda è che c'è questo disegnino a inchiostro che effettivamente ricorda una bicicletta. E quindi quando lo videro tutti, ah, Leonardo ha inventato la bicicletta. Pare che sia inchiostro di un'epoca successiva a quella di Leonardo. Primo. E secondo, non ci dimentichiamo che noi guardiamo le cose con gli occhi nostri. Non possiamo sapere che cosa aveva in mente la persona che l'ha disegnato. Magari era un tipo particolare di ruota, uno strumento, o era semplicemente un esercizio di Carrello. disegno, vai a capire. E quindi insomma, magari sono uno di quegli schermizzi che si fanno quando si sta al telefono, magari, no? Magari era lì che si annoiava e si è messo a fare un disegnino mentre ascoltava qualcuno parlare e invece noi pensiamo proprio alla bicicletta, Ed è in effettivamente. paradiso che rimpiangi di non aver brevettato. La bicicletta. Vai, cazzo, dici cos'altro possiamo non dobbiamo perderci a Milano appunto per celebrare, ricordare Leonardo? Arriva la Madonna Litta dall'Ermitage al Pol di prestito dall'Ermitage di San Pietroburgo. Si chiama Madonna Litta perché era a venderla all'Ermitage. È stato un Litta Visconti Arese nel 1800 e sarà a fine anno. Inizierà la mostra l'8 di novembre. È un'occasione speciale per non andare a San Pietroburgo e vederla in un contesto meraviglioso come quello del Museo Pol di Pezzoli, dove ci sono tra l'altro molte opere di allievi di Leonardo. E anche la Madonna Litta, forse qualcuno l'attribuisce a Boltraffi, uno degli allievi di Leonardo. Quanti allievi, cioè sono tanti allievi di Leonardo, tanti e molti, infatti che spesso li confondiamo un po' con Leonardo stesso. Eh sì, certo, perché l'impronta di Leonardo è molto visibile nei suoi allievi, tanto appunto che ci sono spesso dubbi di attribuzione nei dipinti e nei disegni. Intanto ti porto i complimenti di Roberto Fantucci che ci sta seguendo in questo momento, che dice che sei una splendida guida, bravissima, collaudata e preparata, quindi ha detto che Grazie. anche testato. E poi dice ovviamente bravi che parti Leonardo, che Leonardo è un personaggio enorme Sì, per Milano. esattamente, grazie Roberto, è proprio vero, sì, Leonardo per Milano è stato tutto. Che Leonardo però sia nome per tante cose, lo si capisce anche perché oggi mentre preparavamo la puntata e cercavamo un po' di materiale così, abbiamo visto che in realtà
Cioè, quest'anno Leonardo viene celebrato ovunque. Sì, a Firenze, ovvio, a Vinci, in Francia, è morto in Francia. Ricordiamo infatti che si trova nel castello di Amboise, la sua tomba, sì. Davvero tutto inaspettata, verrebbe da dire. Se voi andate lì e non lo sapete, vi trovate in questa stanza con la tomba forse della persona più, dal mio punto di vista, dei geni più grandi mai esistiti, davvero in una... Così, senza saperlo, è una cosa inaspettata, mi dà una grande emozione, però davvero interessante. Io ho avuto la scorsa estate la possibilità di andare, è stata veramente una bellissima esperienza. Milano, appunto, diciamo, lo celebra insieme a tanti altri. Milano lo celebra anche con qualcos'altro ancora in lista, immagino, giusto? Vedo che lì, ah, sì, insomma, la lista è lunga, quindi anche, grazie, anche vai. Allora, vai con la tua lista fino alla fine. Allora, importante la Genius Experience, mostra immersiva, Leonardo a confronto con Andy Warhol alla cripta di San Sepolcro. Andy Warhol, una delle ultimissime cose che ha fatto Andy Warhol è stato proprio il suo dipinto ispirato all'ultima cena leonardesca. Lui era qui a Milano e ha fatto questo, ha studiato a lungo l'ultima cena e ne ha creata una sua. Alla cripta di San Sepolcro questa mostra immersiva studia appunto il rapporto fra questi due grandi protagonisti dell'arte mondiale. Sempre a proposito di eredità del Cenacolo, ci sarà una mostra che inizierà ad aprile alle Stelline. Dove c'è il gruppo Stelline, gestite dal gruppo Credito Valtellinese, che sono stati ai tempi i finanziatori dell'impresa di Warhol. Ah sì? Quindi il cerchio si chiude. Ah, vedi, ci vuole sempre cose da... Allora, visto che parli di soldi, chiedo questo invece. Come campava Leonardo? Come portava a casa lo stipendio a fine mese Leonardo? Ma dipende... lo portava sempre a casa oppure ha avuto momenti... Leonardo ha avuto anche momenti brutti, non a Milano, ok. Ecco. Leonardo ha avuto anche momenti abbastanza problematici, soprattutto a inizio carriera, perché la bottega da cui proveniva, il pollaiolo, subì alcune cause legali, eccetera. E Leonardo usciva fuori da lì, quindi era una situazione abbastanza sgradevole. A quello si unì anche un'altra causa legale contro i suoi parenti. Lui era figlio illegittimo, quindi gli negarono tutto, ecco. Quindi Leonardo si sì, ha avuto dei momenti. Invece Milano, insomma, Milano i soldi li portava a casa, diciamo. Milano i soldi li portava a casa. Teniamo... Come, appunto? Cosa faceva? Leonardo faceva, era davvero poliedrico, quindi lavorava, progettava queste macchine militari, quello che chiamiamo libero professionista adesso. Aveva la partita IVA, aveva. Diciamo, così faceva Leonardo all'epoca. Progettava le famose gli esperimenti di chiuse sui navigli, progettava anche macchine di scena, perché lui alla corte di Ludovico il Moro si occupava anche dell'organizzazione delle feste più importanti, delle celebrazioni, quindi creava macchinari scenici, fontane fatte in una certa maniera. Parlavi appunto delle sue opere di edilizia, di ingegneria civile, di ingegneria civile, progettò appunto le chiuse sui navigli, che però non ebbe mai modo di realizzare lui in prima persona, giusto? A quanto pare non ci ha messo fisicamente. Però c'è una chiusa che molti chiamiamo la chiusa di Leonardo, quella sulla Martesana. Sì, perché... Perché la chiamiamo la chiusa di Leonardo? Allora, lui studiò attentamente le correnti dell'Adda, le acque, eccetera. Abbiamo parecchi disegni e progetti di quel tipo. E lui... Sul Seveso non si è mai speso, però, perché mi sa che con tutte le sondazioni che ci sono non è mai riuscito neanche lui a capire i problemi del Seveso, no? Penso che a quel tempo la chiamassero Vepra. Ah, ecco perché. Però devo dire la verità, non lo... Basterebbe che vedi nome, allora, forse, al Seveso, almeno smetterebbe di parlare delle sondazioni del Seveso. No, pardon, attenzione però, Vepra è il canale, okay. Che adesso chiamiamo Lona. Seveso passava più fuori. Sì. Allora, lui, Leonardo, passa tanto tempo a studiare le acque, l'Adda, appunto a Martesana, non ci dimentichiamo che collega Milano all'Adda, e capisce che l'Adda esercita una pressione molto molto forte sulle chiuse, quindi inventa questa chiusa con il portellino, perché così, aprendo prima il portellino, esce un po' d'acqua e poi si aprono le chiuse, perché aprendo d'improvviso
soprattutto in alcuni periodi dell'anno, come il disgelo, o in condizioni meteo sfavorevoli, era rischioso. Inondavi più che aprire una chiusa. Inondavi e potevi prolungare l'azione di vortici, trombe d'aria, eccetera. Un'altra opera che continuiamo a chiamare di Leonardo, ma che sua in realtà non è di fattura, è il cavallo di Leonardo. Il cavallo di Leonardo è, sì, infatti, proviene da... È un che è, molto, è abbastanza moderna anche come sì, è una fusione del XX secolo su un progetto leonardesco. Però perché lo chiamiamo di Leonardo? Ma allora lui già nel famoso curriculum lettera di presentazione a Ludovico il Moro, lui aveva raccontato che era in grado di lavorare i metalli e che avrebbe tanto voluto creare per Ludovico il Moro una scultura equestre in onore di suo padre, okay. Francesco. Non dimentichiamo che Francesco Sforza aveva qualcosa in comune con Leonardo, erano entrambi figli illegittimi. Quindi così, diciamo, lui colpisce il cuore di Ludovico. Poi per vari motivi la scultura non si è fatta, sappiamo che c'era un modellino che fu a quanto pare usato come bersaglio nei tiri di cannoni, insomma cose poco belle, quindi si è proprio ricreato dai disegni di Leonardo, il cavallo è fuso. Ci sono altre opere queste di Leonardo che possiamo vedere a Milano oppure qual è l'unica? Altre opere queste, ma quello è proprio il progetto che lui aveva in mente e a cui lavorò per molto tempo, perché quel tipo di fusione con quella posizione particolare del cavallo è complicata. Leonardo a Milano lascia l'ultima cena, insomma, che credo che... Cenacolo, la sala delle asse. Già solo quello, sì. Vale tutta una carriera, puoi andare via tranquillamente così. Cos'altro lascia appunto però? Che altre opere possiamo vedere proprio? Opere di Leonardo a Milano, appunto dicevi la sala delle asse? La sala delle asse, non vedo l'ora che le riaprano e penso di non essere l'unica. Ricordiamo un attimo la storia, ricordiamo un attimino appunto la storia di questa sala. Sala delle asse perché era più... Tutta piena di asse, eh? Sì, proprio asse banalissime, okay. Di legno. Dove che un bel giorno però si scopre, vengo. Racconta tu però. Sì, Leonardo lì ha creato una vera foresta di gelsi, cioè dal basso verso l'alto, quindi ci sono... E il restauro è così lungo e così complesso perché sotto l'intonaco hanno trovato proprio i resti delle radici degli alberi. E non si sapeva in realtà che ci fosse tutto quello. Sotto le si sapeva in parte. Infatti si fosse, infatti... Cioè non sapevano la parte alta. Se era sicuri della parte alta non sapevano esattamente cosa avrebbero trovato sotto. E invece sotto c'è tanta roba perché appunto c'è l'inizio della foresta, cioè la radice, l'albero e poi questa esplosione di verde, gelsi, dentro a cui si annidano proprio tutti i frutti e tutta una serie di simboli legati agli Sforza. È un'opera in realtà molto, molto complessa. E solo che appunto per la maggior parte della sua vita è rimasta coperta da delle asse, no? Non l'abbiamo ancora scoperta. Coperta adesso dalle asse e adesso ci sono i ponteggi. Avremo modo però in teoria entro maggio. Quest'anno, diciamo, non sbilanciamoci troppo, cerchiamo di portare sfortuna, sì. Finalmente la possibilità di vederla nel suo splendore. Ah, sì, siamo tutti curiosissimi. Tu hai già visto qualcosina anteprima, magari sei riuscito a sbirciare? Eh sì, devo fare gli spoiler adesso? È come cos'è? Netflix, non si fanno spoiler. Cos'è? Qualcosa da togliere il fiato? Sì, ok. Quindi fidatevi di grazia, insomma, se ci dice lei, davvero bisogna andare. Che altre opere poi ci sono? Basta, ho lasciato qualche altra opera Leonardo a Milano di tangibile che possiamo vedere proprio sua. Beh, appunto le chiuse, anche se non le ha fatte, okay. Lui comunque ci ha messo diciamo l'idea, ecco. C'è il musico all'Ambrosiana, ritratto presunto di Gaffurio. Che altri, cos'altro hai messo in lista? Abbiamo ancora cose in lista oppure la tua lista è, che diciamo è una piccolissima parte di tutto quello che ci sarà a Milano, è una giusto? Piccolissima parte, infatti, no? Ah, non l'ho scritto, però c'è. Ci sarà una mostra al Museo del Novecento in cui si praticamente si analizzano le influenze che Leonardo ha avuto su Lucio Fontana. Ah, fantastico, due... personaggi che, milanesissimi, diciamo, in questo senso, perché proprio Leonardo comunque è proprio quello che si dice è un milanese d'adozione, Leonardo sicuramente. Anche Fontana in realtà. E Fontana appunto che è proprio classico. Argentino, dio di Varesotto. Che poi ha proprio fatto a Milano la sua grande fortuna. Sì.
Ancora una volta vediamo come appunto però Milano lo racconta quindi Leonardo in una maniera pragmatica, in una maniera Sì. non solo appunto celebrando il genio, le opere fatte, quelle pensate, quelle anche solo magari scarabocchiate lì, ma anzi proprio con quello che è stato il lascito, diciamo, in un certo senso culturale, verrebbe da dire, l'influenza artistica sui 5 secoli che sono venuti dopo. Sì, ma è stata un'influenza molto forte. Tra l'altro, la mostra che c'è adesso alla Sala delle Cariatidi, in cui hanno ricostruito la decorazione che era prima la sala del Grechetto, alla Sormani. Mostra l'influenza di Leonardo nella rappresentazione della natura. E stiamo parlando di opere che siamo già nel 600, giusto per far capire quanto è lunga la scia leonardesca. Davvero. Beh, Sì. direi una scia che spesso mi direi ancora oggi c'è, nel senso che in molte cose ancora si vede. Grazie, Sì, siamo arrivati alla chiusa. giusto per Proprio così così chiuso. chiudiamo proprio con Ecco. un'opera recentissima, dopo gli anni 10 del 2000, quindi ultimi anni, nel mezzanino di Porta Venezia, lo street artist Espy ha disegnato il volto di Leonardo. No, quindi così fa capire quanto davvero ha insegnato, ha influenzato e Sì. contaminato, diciamo, tutto ciò che è venuto dopo di lui. Insomma, Sì. Leonardo ci lasciava 500 anni fa, ma in realtà, da quanto vediamo, appunto, non ci ha mai lasciato, e anzi, lo celebriamo. Milano lo celebra con un anno intero di eventi e manifestazioni. Io, grazie, ti ringrazio tantissimo per tutto quello che ci hai raccontato. Grazie a voi. Dacci anche le tue coordinate per seguirti, perché insomma, ti stai parlando tanto. Sì. Stai facendo bellissime stories su Instagram, spesso e volentieri, dove racconti Milano e Sì. ultimamente, ovviamente, E Leonardo. oggi le faccio perché mercoledì, le faccio ogni mercoledì. Ecco, le fa Non mercoledì, parlo di quindi Leonardo per oggi nelle stories. oggi non parli di Leonardo o Ronaldo, perché sono tutti e due temi importanti per la No, giornata. oggi non parlo di Leonardo Ok, perché marzo, perfetto. ho deciso che marzo lo dedico alle figure femminili Alle figure importanti per femminili, vabbè, Milano, quindi. marzo, mese della donna, Quindi perfetto. su Instagram sono Piccola Guida di Milano, grazie a Guarnieri, su Facebook Grazia Guarnieri, Piccola Guida di Milano, graziaguarnieri.it in lavorazione, sì, non è proprio bello da vedere, ma migliorerà, Attenzione. milanocongrazia@gmail.com. Insomma, tutte le coordinate le avete, scrivetemi, poi comunque grazie, appunto, fa la guida turista, quindi vi può portare in giro per la città, fa dei tour interessantissimi in giro per la città ed è sempre bello scoprire la città con una persona che ne sa tanto e spesso e volentieri, vi ripeto, poi esce anche dalle vie principali, fai vedere delle piccole chicche che sono poi i grandi dettagli che fanno Milano, la Sì, grande Milano. sì, sì. Grazie mille allora. Prego, Ci grazie a voi. Certo. sentiamo presto, tieni aggiornato anche tu sulle nuove novità, su tutto quello che Sì. fai, perché noi davvero ci seguiamo sempre molto volentieri. Grazie. Grazie mille, grazie Guarnieri, piccola guida di Milano, seguitela sui social, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani alle 12.30, sempre qui in diretta su Milano All News con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.